i quattro semifinalisti, due di loro sono italiani, con Michele Gallo impegnato nella prima semifinale e Giovanni Repetti nella seconda. Gallo e per Giovanni Repetti. E poi la presentazione degli arbitri che dirigeranno i match. Eccoci Luca Magni, Sandro Bazzazze, Georgia, Michele Gallo Italia, semifinale ovviamente durissima per il giovane sciabolatore azzurro, ma insomma siamo nel clou della gara e chi è arrivato sin qui è arrivato per giocarsi il tutto per tutto. Batte il 5 anche con i giovani atleti del Petrarca Padova, i giovani volontari del comitato organizzatore Sandro Bazzazze, che va a affrontare questa prima semifinale. Pronti con il momento della prova dei bersagli, la prova delle sciabole, si controlla che il materiale sia perfettamente funzionante e si può quindi partire. Alla vostra sinistra vedete Sandro Bazzazze, Giorgio, alla vostra destra Michele Gallo Italia, prima stoccata di Gallo, imparata e risposta. Incuriosisce molto questo assalto proprio per la sfida fra il giovane emergente e l'atleta più in forma del momento. Entrambi sono venuti a capo di un match difficile, anche se Bazzazze ha fatto qualcosa di imprevedibile, perché sotto 14-6 insomma si aspettava soltanto il momento della stoccata finale, poi ha rimontato. Intanto la partenza dice 2-0 Gallo, azione simultanea secondo l'arbitro qui a Centro Pedana. Partono entrambi, azione si simultanea. Fermano entrambi e ripartono insieme, quindi niente di fatto. Resta 2-0 il punteggio per Gallo, il tempo di dirlo, e parte Bazzazze a Centro Pedana mettendo a segno la prima stoccata del suo match. 2-1 Gallo. Proprio pizzicato al braccio. Azione di Michele Gallo in preparazione secondo l'arbitro, su quel movimento di preparazione invece corretta l'esecuzione d'attacco di Sandro Bazzazze. Alle sue spalle sullo sfondo avete visto inquadrato Aldo Montano, che segue gli azzurri in veste ufficiale da oggi nello staff tecnico del commissario tecnico Nicola Zanotti. Bravo Gallo qui a mandare a vuoto il suo avversario e a riprendere l'attacco, cosa, riportandosi in vantaggio. Classico paradigma dell'attacco a vuoto. Avete visto, Bazzazze si è allungato, non ha toccato l'avversario, è rimasto lì, ha continuato a allungarsi ancora di più. È chiaro che non aveva più priorità d'attacco, infatti lui stesso subito ha accusato la stoccata. Quando vedete un atleta che alza il dito indice verso l'arbitro è segno che dice all'arbitro: mi ha toccato l'avversario, non stare nemmeno a ricostruire la stoccata, te lo dico io che l'ho subita. Se ne ha Centro Pedana simultanea secondo la ricostruzione dell'arbitro. Stessa cosa di prima, un attacco a vuoto. Chiede il video Bazzazze, ma dovrebbe essere confermata questa stoccata. Vediamo un po'.
il verdetto. Mi sa che c'è un problema. Problema al video. Probabilmente non parte la moviola. L'ungherese Miklós Kozsa, arbitro centrale. Collega turco Arslan lo assiste per la valutazione al video di queste stoccate. Impianto e moviola che aveva avuto qualche problema anche durante la fase eliminatoria. Cose che capitano quando comanda l'elettronica, comanda la tecnologia, insomma, non voglio fare la parte del vecchio, ma queste macchine, dicono le signore, quando ci incontriamo, queste macchine non sono governabili come le nostre teste. Allora, punteggio sempre di 4-2 per Sandro Bazzanze, e io ne approfitto per dare il benvenuto in postazione alla nostra Martina Favaretto. Commento sciabola da stamattina, Marti, stavo dicendo sciabolatrice, e qui tu tremerai. Fiorettista della nazionale azzurra, campionessa del mondo a squadre, campionessa d'Europa a squadre nel campionato del mondo del Cairo 2022, e anche fresca, freschissima vincitrice della sua prima gara di Coppa del Mondo a livello individuale, sempre al Cairo. Ti piace l'Egitto, a quanto pare. Benvenuta Martina, complimenti intanto per i tuoi recenti risultati. Ciao a tutti. La domanda più banale che si fa per rompere il ghiaccio è: cosa ci fa una campionessa del Fioretto a una gara di sciabola? Beh, innanzitutto sono sempre stata molto appassionata della sciabola, mi piace un sacco. Poi comunque abito qui vicino, quindi ne ho approfittato per venire a vedere un po' di scherma, che tanto la vedo mai. Gioca in casa. Però Martina, gioca in casa nel suo Veneto, e devo dire, Marti, ti abbiamo citato prima, non so se si sono fischiate le orecchie, sei venuta a trovarci per questo, perché nel vedere Michele Gallo in semifinale, ragazzo più o meno della tua età, anzi forse esattamente tuo coetaneo se non erro, insomma c'è il segno di questa nuova generazione che avanza, che ha tanta voglia di riprendersi il tempo perduto, quell'anno, quell'annetto di stop. Tu ne sei evidentemente un'espressione, Michele Gallo un altro esempio, insomma giovani che spingono con un grande sogno che si chiama, sappiamo come si chiama. Non si dice. No, dillo a me, fare la scaramantica con me. No, beh, sicuramente la voglia è tanta, anche perché dopo appunto quel periodo, quel Covid, che abbiamo anche saltato quel mondiale al Cairo. E ultimo mondiale giovanile, esatto, della vostra età, cioè, esatto, la vostra carriera under 20. Quindi c'è la voglia di riscattarsi, di lottare, di stare in pedana, quindi c'è proprio tutto l'entusiasmo. Marti, Fioretto Azzurro, insomma, ha vissuto momenti peggiori, possiamo dire. Avete vinto 3 gare su 3 quest'anno in, sì, Coppa del Mondo a livello femminile a squadre. Hai vinto tu a livello individuale. Forma mondiale, si può dire, sempre con le dita ben strette e incrociate? Forma mondiale, perché poco fa abbiamo ospitato una delle componenti del comitato organizzatore del mondiale in casa che avrete a Milano. Beh, allora, ovviamente siamo le favorite e stiamo andando molto bene, e sicuramente la stagione è iniziata molto bene. E comunque le gare sono ancora abbastanza, è lunga fino al mondiale, sicuramente ce la metteremo tutta, e ovviamente l'obiettivo è quello, anche perché è molto importante per la qualifica olimpica come mondiale. E partiamo da vincitrici in carica, e certo la voglia è quella di ripetersi, e ce la metteremo tutta. La squadra ha già vinto tanto, visto che citavamo mondiale, europeo, Coppa del Mondo che avete vinto lo scorso anno. Cosa hai provato invece a vincere una gara individuale, la tua prima gara di Coppa del Mondo a livello individuale? È una grande emozione, anche perché appunto venivo da un periodo un po' così, ecco, che non avevo, insomma, buone sensazioni. Ti mancava il podio da qualche mese? Sì, beh, il primo podio l'ho fatto l'anno scorso, sì, un anno fa proprio, e poi dopo, sia l'anno scorso, sicuramente a squadre è andata molto bene, individuale diciamo che ho buttato via un po' di occasioni e non mi sono espressa come avrei voluto. E quest'anno è iniziato un po' malino, per dei motivi, sia situazioni in pedana che anche magari un po' di umore così,
e quindi ci voleva, è stata una grande emozione e mi ha aiutato a riprendere un po' di fiducia che mi mancava. Adesso ti lascio a una domanda di una persona che ti ha accompagnato da quando eri nel Gran Premio giovanissimi e poi dopo che ti ha intervistato, lo ricordo quel giorno in cui vincesti il titolo Under 20 con le mascherine, i tamponi e tutto quello che si è dovuto affrontare per ricominciare a mettersi in pedana, che è Luca Magni che sta raccontando questa gara con me. Luca, qui c'è Martina, cresciuta un po' rispetto ai giorni in cui vinceva il Gran Premio giovanissimi. L'hai vinto il Gran Premio sì. giovanissimi, è certo che sì. Te la lascio, te la consegno. Ma hai parlato prima di emozioni, è interessante riuscire a capire anche se dentro di te hai un po' una classifica delle emozioni o comunque come le metti nel tuo cassetto della memoria. Io penso alla vittoria al Gran Premio giovanissimi, penso alla vittoria agli italiani, penso anche a quel primo accesso alla finale 8 a Torino, quando eri veramente avevi la cartella delle scuole elementari, uscita da scuola, sei andata a Torino e hai detto scusate, voglio fare la finale 8, e ti è riuscito. Ecco, come le classifichi queste emozioni? Le consideri tutte uguali? Hai qualcosa che ti è rimasta nel cuore, che magari a cui pensi più spesso, indipendentemente dal valore oggettivo, no? Penso, chiaramente, vieni da una vittoria in Coppa del Mondo assoluta, è qualcosa di sicuramente di altro livello. Però? Ma allora, sicuramente tutte le vittorie o bei risultati sono grandi emozioni che non dimenticherò mai. Diciamo che un risultato che particolarmente ho a cuore, non so neanche bene, sicuramente era comunque importante, però proprio mi è rimasto, che ricordo che proprio mi emoziono, è quando ho vinto il mio primo europeo. Tra l'altro vincendo 15-14 a Sochi contro la tedesca Ebert. E sarà che comunque sognavo da tanto, e come dire, vincere una gara importante che desse un titolo come un europeo mondiale, perché comunque ero terzo non cadetti, però avevo già fatto dei podi anche a livello europeo, però non avevo mai proprio vinto. E mi mancava appunto quel passo in più per la vittoria. E quindi subito 15-14 è stato veramente una grande emozione, io mi ricordo lacrime su lacrime. E quindi quello mi è rimasto particolarmente a cuore, come anche quando ho vinto il mio primo GPG e la categoria ragazze, perché comunque, diciamo, i primi anni GPG sì, me la cavavo, però non avevo mai fatto chissà grandi quali risultati, insomma. Poi l'ho provato duramente, veramente tanto, e che tornavo da scuola tardi e andavo subito in palestra, tornavo la sera tardi, mangiavo, studiavo, ritornavo a scuola, cioè proprio tantissimo, e quindi tutto quel lavoro è stato ripagato, e anche quella è stata una grande emozione. Però diciamo ero più piccola, era più quasi un gioco, diciamo, invece man mano crescendo, dando un lavoro e avendo sogni più concreti, insomma, cambiano anche un po' le emozioni e anche gli obiettivi. Resta con noi Marti, resta con noi almeno fino al minuto di pausa, così capiamo anche l'elemento scaramantico Favaretto, che è una vincente per vocazione, quindi non ci dispiace averla qui. Nel mentre l'assalto è ripreso e Michele Gallo lo conduce sul punteggio di 7-6, assalto pure questo equilibratissimo, punto a punto, in cui Bazzazzi adesso parte in attacco e va a pareggiare i conti, 7 pari. Chi metterà questa stoccata porterà un minuto di pausa. C'è stata una lunga pausa che noi abbiamo avuto la possibilità di vivere proprio insieme a Martina Favaretto. Adesso 7 pari. Parte Bazzazze. Partito bene. E va a riposo sul punteggio di 8-7. Nel ringraziare e salutare Martina Favaretto per il tempo che ci ha dedicato, diamo a Marti anche i vostri prossimi appuntamenti, quelli del Fioretto Azzurro. Siamo in diretta sul canale YouTube di Sky Sport, che vi ha seguito a Torino nella prova del Grand Prix, che non è stata la tua migliore gara in quella circostanza, ma c'erano altre due azzurre sul podio, Erika Cipressa e Camilla Mancini, nella gara femminile. Prossime tappe, prossimi appuntamenti, anche voi siete lì quasi in qualifica olimpica. Sì, allora la prossima tappa, anzi il Grand Prix, è il Grand Prix di Busan, e partiamo il 14, perché comunque ci aspetta un bel viaggio, e poi il weekend avremo la gara, e quindi dopo seguono altre gare, mancano altre tre dopo il Grand Prix, un altro Grand Prix, altre due gare di Coppa del Mondo, e si entrerà in qualifica olimpica. Sì. Bocca al lupo Martina Favaretto, grazie del tempo che ci hai dedicato e soprattutto
buona fortuna per i tanti impegni che ti aspettano in pedana. Grazie a voi, grazie di tutto, ciao. Michele Gallo, Sandro Bazzazze, seconda parte della prima semifinale del 64esimo trofeo Luxardo, storica tappa di Coppa del Mondo di sciabola maschile. Michele Gallo va adesso al centro pedana a subire la stoccata numero 9 di Bazzazze, che reclama insomma la paternità di questa stoccata. Gallo chiedeva parata e risposta, Bazzazze invece sostiene di aver battuto e tirato dentro. L'arbitro del match, Miklos Kosa, va a spiegare a Gallo la sua ricostruzione. Oh oh. Dove sette Bazzazze partono entrambi, forse in questo caso prima della voi, va Gallo in attacco sulla sua marcia, straordinario contrattacco di Bazzazze, straordinario Bazzazze a contenere. Parlavamo prima del gioco di piedi, del movimento, della velocità, della capacità di alternare gli appoggi. Avete visto come è arretrato Bazzazze, adesso mette dentro questo bell'attacco. Vi ricordo Bazzazze, primo a Tunisi, primo a Algeri, secondo a Orléans. Su quattro prove ha fallito un solo podio. Ancora lì Michele Gallo mette a segno il punto numero 8 del suo assalto, 11-8 Bazzazze. Ha battuto Zabo nei quarti di finale Michele Gallo, 15-14, staccando per la seconda volta consecutiva il biglietto per il podio, è stato terzo a Varsavia, vorrebbe di più adesso, è sotto 11-8. Si va al video per assegnare quella che era una stoccata parsa giusta, netta, attacco di Michele Gallo. Poi Bazzazze l'ha accusata su. Punto numero 9 per l'azzurro, 11-9 in contrattacco, Michele Gallo mette la terza di fila. Quello che un tempo si chiamava tempo, quando la sciabola... Tempo si chiamava tempo, è bellissimo. Quando la sciabola non aveva la segnalazione elettrica sull'attacco dell'avversario, l'arbitro diceva c'è il colpo in tempo, colpo quindi in l'anticipo. L'attacco di Bazzazze, anche in questo caso sì, accusato da Michele Gallo, che dice, rivolto all'arbitro, è giusto così. E attacco del mio avversario, 12-10 per il Giorgiano. Forza Michele adesso, centro pedana e sull'attacco. E Bazzazze a ricambiare la sportività, 12-11. Gli applausi sono per la stoccata di Michele e anche per questi gesti di reciproco fair play da parte dei due tiratori, che se ne stanno, come è giusto che sia, suonando di santa ragione, ma stanno anche mettendo correttezza in pedana. 12-11 Bazzazze. Tra l'altro la stoccata accusata non è vincolante per l'arbitro, perché certo l'arbitro potrebbe assolutamente dire sì, tu ritieni di aver subito la stoccata, vedete anche in questo caso parata Gallo, risposta, mai l'ho vista diversa, non risposta. Succede quasi mai, ovviamente. Parata e risposta di Sandro Bazzazze, attacco di Gallo adesso, punteggio 13-12, siamo sempre lì e possiamo crederci ancora, può crederci Michele Gallo. A fondo pedana lo vedete sullo sfondo il maestro Leonardo Caserta, alzarsi in piedi per i consigli del caso, nella fase decisiva del match, conduce 13-12 il campione georgiano. Gallo però ci prova. Parte Gallo, l'attacco è corto, riparte Bazzazze, sino in fondo, va in parata e risposta Gallo. In risposta è parata, io direi, ha fatto una cosa meravigliosa perché ha tirato il contrattacco e poi ha parato. Ha tirato il contrattacco e poi ha spostato la lama dell'avversario. Te la sintetizzo alla vecchia maniera, dandoti il punteggio, 13 pari, siamo di nuovo in parità e siamo a due passettini dal traguardo per entrambi. Si muovono tutti e due prima della voi, l'arbitro la gestisce bene senza sì, neanche un cartellino, vi mettetevi in guardia e fate del vostro meglio. Attacca Bazzazze e tocca Gallo, non ci sta e toglie la maschera. Match point per Sandro Bazzazze, 14-13. L'applauso del pubblico di Padova per dare coraggio a Michele Gallo, che contro un super campione sta facendo un super match. Adesso però si è ingolosito.
che non gli basta, l'applauso vuol vincerlo. 14-13, attacca Gallo, 14 pari, una stoccata soltanto. Adesso Bazzazzi chiede il video perché probabilmente per l'incrocio, invoca l'incrocio di Gallo con questo salto in avanti che serve per allungarsi e portare la stoccata sul bersaglio dell'avversario. Peccato non poter avere il replay. Vedete, fa mima anche la il movimento Bazzazze. Vediamo un po', l'arbitro dice non c'è incrocio, attacco tocca, 14 pari Luca Magni. E allora siamo a 4 su 5, prima sul 14 pari sia Michele Gallo che Giovanni Repetti sono riusciti a vincere i rispettivi quarti di finale, ad arrivare in fondo. Bazzazze scuote il capo, si torna in guardia sul 14 pari, forza Michele, una stoccata per arrivare in finale. Vale per lui, vale per Bazzazze. Chi la fa la vince, si diceva il calcetto dell'ultima palla. Un po' di fattore campo che è giusto far pesare e far sentire, un po' di incitamenti per vediamo il giovane sciabolatore azzurro. Gallo Bazzazze, 14 pari, ultima botta, azione a centro pedana, esultano entrambi. Gallo esulta e sorride. Abbassa un po' il pugno Bazzazze. Che infatti non sembrava così convinto della sua esultanza. L'arbitro è andato rapidamente, è tornato rapidamente a centro pedana. Abbiamo verdetto, attacca Gallo, è in finale al trofeo Luxardo, 15-14 per Michele Gallo. 15-14, Gallo batte Bazzazze, è un grandissimo risultato per il giovane sciabolatore azzurro che in un match, Luca, che l'ho visto spesso in svantaggio, quindi soffrire, rischiare di uscire fuori, è stato invece capace di stare sempre aggrappato alla sua speranza. Ecco, è rimasto sempre attaccato, è rimasto sempre nel match, tranquillo, non è mai andato via l'avversario e quindi se l'è giocata benissimo. Ecco, riceve saluto anche i complimenti Paolo del presidente Paolo Azzi, presidente ecco della Federazione Italiana della Scherma e del CT Nicola Zanotti, che come un po' anche nel suo stile ha lasciato che si proseguisse con lo schieramento, lasciami dire, che è cominciato dal primo mattino. 15 atleti azzurri in pedana per 3 maestri di staff, 4 maestri di staff, CT compreso. Ovviamente vanno divisi in qualche modo, ciascuno ha il suo accompagnatore. Leo Caserta, in questo caso il maestro Leonardo Caserta, ha seguito sin dall'inizio la gara di Michele Gallo e ora lo sta ascoltando fino in finale. Che bello questo momento di firma degli autografi del giovane carabiniere salernitano che si allena con il maestro che avete visto poco fa inquadrato, Lucio Landi al Frascati Schermo, presidente dell'associazione maestri di schermo. Ora attende il vincitore della seconda semifinale che stiamo per seguire insieme.